In un clima da congresso di partito, come ormai non se ne vedevano da anni, si è celebrato il convegno promosso da Forza Italia Ardore, raddoppiamo l'impegno in Calabria, svoltosi nella sala conferenze della biblioteca comunale, praticamente colma di addetti ai lavori, di rappresentanti delle istituzioni e di cittadini tesserati e non. Alla fine si sono registrati più di 20 interventi. Ha aperto l'assise Giuseppe Romeo, componente dell'ufficio di presidenza della FI Calabria, ardorese, che ha incentrato il suo intervento su un'analisi delle politiche regionali attuali e sulle iniziative da intraprendere per poter continuare a contrastare i nefasti governi regionali e nazionali del PD. Nell'ambito di questa manifestazione, il gruppo consiliare di Forza Italia, che io rappresento come capogruppo, formalizzerà una decisione che era stata già assunta da parecchio tempo, quella di assumere i connotati politici dietro i colori di Forza Italia. La nostra era una lista comunque di centrodestra, oggi si avrà ufficialmente in presenza della coordinatrice regionale Iole Santelli e della candidata presidente della regione Wanda Ferro la formalizzazione dei quattro componenti del gruppo al movimento di Forza Italia. Abbiamo pensato che non ci fosse migliore occasione di questa. Già da ieri si stanno effettuando delle manifestazioni in questa sala. Già a marzo noi come Forza Italia ad Ardore avevamo fatto la prima iniziativa di rilievo, di risalto, oggi la ripetiamo, questa volta arricchita con tutti i quattro consiglieri comunali del gruppo di minoranza che oggi ufficializzeranno il loro passaggio nel partito, quindi insomma diamo dei risultati sul territorio in un momento in controtendenza dove il centro-sinistra è al governo, al mal governo nazionale e regionale, incomincia sul territorio dalla base a ricrescere un movimento che si vuol più spostare sulle politiche del centrodestra, quindi si ritorna a parlare di Forza Italia, si ritorna a parlare di base, di meritocrazia. Io oggi con questo gruppo che si sta così arricchendo e rafforzando sicuramente si possono incominciare a gettare delle basi per poter programmare le azioni future nell'ottica di un ricambio generazionale. Sono poi iniziati numerosi interventi dei politici e dei rappresentanti istituzionali presenti. Franco Crinò, Alfonso Passafaro, Alessandra Ponimeno e Giuseppe Caruso si sono soffermati sul percorso già avviato in precedenti incontri promossi come centrodestra, plaudendo comunque all'iniziativa odierna e augurandosi nuove occasioni di confronto. Da Siderno sono intervenuti i forzisti Vitale e Sgarlato, mentre da Bovalino, oltre a Vincenzo Maesano, ex amministratore, ospite ma non tesserato, sono intervenuti il giovane Vincenzo Primerano, Pino Serranò e il dirigente locale di FI, Francesco Campisi. Prima delle conclusioni è intervenuta per un saluto il consigliere comunale forzista della città capoluogo, Mary Caracciolo. Momento politico importante dell'Assisi è stato l'annuncio dei consiglieri comunali ardoresi Franco Romeo, capogruppo, Giuseppe Panuzzo, Roberto Marando e Giuseppe Spanò delle formalizzazioni del consiglio comunale del gruppo di FI, a cui è aderito in blocco tutto il gruppo di minoranza, che di fatto diventa per numero il primo gruppo consigliare del partito della provincia. Le conclusioni sono state affidate agli interventi dell'onorevole Francesco Cannizzaro, consigliere regionale, al senatore Caridi e a Wanda Ferro, ormai spesso in terra locridea. È importante la presenza, soprattutto non in campagna elettorale, del centrodestra qui ad Ardore e quindi partire dalla Ionica per dare un segnale come centrodestra oggi vogliamo soprattutto stare accanto ai cittadini, alle imprese e soprattutto in un momento di una difficoltà enorme, di una crisi regionale, nazionale. Basta guardare il patto per il sud, la Calabria mortificata e soprattutto dopo le emergenze vedere che il governo nazionale stanzia dei soldi per la Lombardia e per l'Emilia e quindi la Calabria mortificata soprattutto da quegli uomini eletti in Calabria a centrosinistra che abbandonano il territorio. Noi vogliamo invertire la tendenza, essere presenti non nelle campagne elettorali ma dialogare con la gente, stare accanto ai cittadini in questo momento di difficoltà, quindi è un segnale positivo e soprattutto incoraggiare i giovani che oggi vogliono fare politica e vogliono stare accanto alle istituzioni. Un incontro organizzato da Forza Italia, dai giovani di Forza Italia, ma ancor di più alla presenza di tanti amministratori della dirigenza politica, a partire da Iole Santelli, al senatore Caidi, al consigliere Cannizzaro, a tutte ovviamente le istituzioni che devono lavorare in un territorio importante, il territorio della Locride, dove tanto sono le emergenze, dove tanto la politica ancora deve fare, attraverso le nuove risorse che sono appunto i giovani. E credo che Romeo, insieme ai tanti ragazzi anche del comprensorio
daranno quella soddisfazione di rinnovamento della politica, di una futura classe dirigente, ma soprattutto di un centrodestra che, partendo da Forza Italia, possa rinnovare non soltanto le idee, ma soprattutto la nostra terra. Sempre in prima linea e vicina, come forse nessun altro, a questo territorio, l'onorevole Iole Santelli, che non si è risparmiata rispondendo lucidamente a tutte le questioni poste negli interventi, che ha evidenziato come sia rimasta positivamente colpita dal numero e dalla qualità delle presenze. Innanzitutto io sono qui perché credo che questa sia una delle zone che in assoluto ha maggiore bisogno di attenzione. Ha maggiore bisogno di attenzione perché troppo spesso è stata dimenticata e facendo un grave danno non solo a questa zona ma all'intera Calabria, visto le potenzialità enormi che ricredo abbia. Forza Italia deve ripartire anche da questo territorio ed è quello che stiamo facendo, cercando di interloquire con gli amministratori, con i consiglieri comunali, con tutte le persone che hanno voglia di impegnarsi in un progetto per questo partito e soprattutto in un progetto per il territorio ed un progetto per l'intera Calabria. Vedo che c'è molta attenzione, disponibilità e il tentativo che credo corretto sia quello di creare un partito realmente aperto che dia a ciascuno la propria possibilità di emergere e di farsi conoscere e soprattutto di creare una vera e propria solidarietà all'interno stesso del partito e delle amministrazioni.